Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ragazzi, che dire? Ho già incontrato due personaggi che in teoria dovrò reclutare in futuro. Un personaggio con la lancia e il detective. Si chiama Kid, che mi ha detto: ah, se hai qualche caso da risolvere, vieni pure a contattarmi. E invece l'altra ragazza mi ha detto che l'allenamento giornaliero è importante ed era incredibilmente uguale alla figlia di Zai, Momo. Identica. Pazzesca la somiglianza. Ma io a sto punto mi chiedo se qui c'è addirittura anche il commerciante. No, non mi sembrano con facce particolari. Va bene, possiamo andare. Ok, continuiamo il nostro viaggio allora. Quindi già due personaggi li abbiamo beccati, eh? Due personaggi li abbiamo già beccati. Ovviamente dobbiamo fare sempre attenzione a quelli, diciamo, esteticamente più eccentrici rispetto ad altri, che è molto probabile siano dei personaggi. Ok, qui credo che ora io debba tornare indietro, ovviamente. Da questo momento in poi, se ci saranno incontri casuali, li taglierò. Perché ormai gli incontri abbiamo visto come funzionano, quindi non mi interessa allungare il brodo. Olè. Questa volta ce l'abbiamo fatta tutta in un colpo. Ok. Certo, la mappa non c'è una vera e propria world map. Vedete, qui c'è addirittura un salvacristallo. Oh, viaggiatore che brilla. Infatti è una salvasfera, ma non mi interessa. C'è qualche boss fight di già? Ok. Tra l'altro ho pure sbagliato perché ho interrotto la registrazione, quindi dovrò poi unirla all'altra. Ok, e qui siamo arrivati. Ah, ecco, vedi, qua è tutto continuo. Ma, scusami, ma da qua non ci sono tipo forzieri o robe? Sembra, oddio, da un lato sembra molto Final Fantasy X. E quindi stavo dicendo che un pochettino la mappa così mi ricorda Final Fantasy X in un certo senso. Che c'era tipo questa mappa dove tu potevi andare. Brass Castle. Ok, questo mi sa che è un passaggio così di confine. Guarda questo, incredibile. Una montagna di rocce. È molto più che un forte gigante o qualcosa del genere. È da qui che le teste d'acciaio, le teste di ferro si nascondono? Dovrebbe essere così. Bene. Dice, basta tutto questo, diciamo, entusiasmo. Non siamo più nelle Grasslands adesso. Andiamo. Ah, quindi questo è il confine. È il confine tra le Grasslands e Zexen. Che tra l'altro sono tutte città, tutte località che noi abbiamo soltanto sentito dire in Suikoden 2. Mentre invece qui le stiamo proprio toccando con mano. Oddio, c'è quello che vende gli animali? Quindi quando avrò la fattoria... Un fabbro. Qua non si può entrare.
Allora, aspetta, posso modificare a livello 7. Ah, minchia, io ce l'ho a livello 3. Vai, vai. Oh, oh. Ma perché quanto costa, scusa? Minchia, 1500 costa per portarla su. Tu ce l'hai a livello 5, tu ovviamente sei un animale, quindi non hai livello. No, a te non te la potenzio, tanto non lo utilizzerò mai, Lulu. Non mi piace come PG. Quello è un negozio d'armatura. Oddio, questo è un personaggio sicuro. Bel. Oddio, ma tu, ma quello è Geggio. Non credo, non ci credo che non funzioni a causa di una vite. Ma per ora posso fare ben poco qui. Negozio oggetti. La vecchietta qua chi è? Ah, devi essere un caraia. Ho già incontrato tre personaggi praticamente. Voi assumete una formazione adeguata e state... Ecco. Che sta succedendo da queste parti? Oh. Ehi. Ehi, guarda dove metti i piedi. Ho detto di mettervi, diciamo, in posizione. Ah. Lasciati, lascia che ti ricordi che non possiamo rimanere per troppo tempo. Dobbiamo andare via per le negoziazioni. Minchia, non ho visto nulla. Ma sta andando via da solo? No, ho paura di no. Immagino che voi possiate comprendere l'emergenza. Che sta succedendo? Oh, cavalieri. Oddio. Ecco qua. Perfetto. Ups, perdonatemi. Stai bene? Stai bene? Per favore, perdona il mio compagno per essersi messo nella tua strada, diciamo. Sì, bene. Che cosa vi aspettate da un testa di ferro? Che intendi dire, Iron Head? Cioè, che intendi dire con testa di ferro? Questi vestiti... Siete dei Karajan. E tu chi dovresti essere? Oh, certo. Avrei dovuto introdurmi per prima. Sono Chris Lightfellow. Ah, Lightfellow. Quello a cui devo consegnare il coso, il ciondolo. In questo momento sono il capitano dei Cavalieri di Zexen. Lightfellow? Questo nome mi suona familiare. Eh sì. Capitano, il tempo vola. Dobbiamo muoverci. Un secondo, devo parlare con te. Vai, stai indietro, giovane barbaro. Qui noi decidiamo chi vive e chi muore e chi parla. Minchia. Mi stai minacciando? Hugo, lascia stare. Maledizione. Tempo per andare adesso. Molto bene. Le nostre scuse ancora, ragazzino. Addio. Quindi due personaggi già che possiamo controllare che si sono incontrati, eh? Hanno incontrato i loro cammini. Fa attenzione a quello che fai qui. Questa è terra di Zexen. Addio. Mi dice, mi perdonatemi. Vi faccio le mie scuse in questo caso. Tutto quello che ho sentito delle teste di ferro è vero. Oh. Oddio. Dice, ma è anche possibile vedere delle donne indossare delle armature?
È molto strano tutto ciò. Non qui, Fubar. Allora, vediamo un po'. Ecco, qui c'è una libreria che poi, vabbè, non è una libreria, ma abbiamo scoperto essere una scuola di, diciamo, di apprendimento. Il negozio rune, però ancora abbiamo troppi pochi soldi. E voi chi siete? Ah, e tu chi sei? Io pensavo fosse un personaggio o qualcosa del genere. Anche se in realtà i personaggi reclutabili comunque sia da un. Hanno un qualcosa che ti li fa riconoscere subito. Sono molto eccentrici come sono vestiti, come sono colorati e tutto. Quindi sarà abbastanza interessante andarli a cercare poi successivamente. Ok, qui c'è un soldato a cavallo. C'è un punto di salvataggio. Ci sono tanti punti di salvataggio comunque, quasi in ogni mappa. Peccato che non ci sia la world map classica. Questo è lo stile tipo di Legend of Dragoon anche. Zexen Forest. Foresta di Zexen. Dobbiamo andare ad ovest in questa direzione. Deve essere questa la strada. Ma pensavo che tu sapessi la strada. Certamente la so. E ti sto dicendo che. E ti sto dicendo dove dobbiamo andare. Pure le mie piume di. Pure le mie piume nella coda concordano. Bene, se non possiamo provare che abbia torto, dobbiamo presumere che abbia ragione. Proseguiamo. Diciamo che il sistema di combattimento è molto particolare in questo gioco, eh? E non so se mi piace o non mi piace, devo ancora decidere. Lo trovo un po' legnoso come gioco, in realtà, se devo essere onesto. Stavo dicendo, lo trovo un po' legnoso come gioco. Ah, ecco, vedi, possiamo raccogliere anche gli oggetti. E se vado di qua o di là? Dove vado? Di qua. Oh, mi sa che è la stessa cosa. L'altro ho notato che durante i combattimenti mi sono apparse delle stelle, ma non capisco. Non capisco cosa siano quelle stelle. Vedi la formazione, ma se io lo metto qua. Ecco, ma io facendo così tecnicamente posso comandarli in modo indipendente. Browse skill point for each character. Aspetta, settings, vediamo cosa c'è che posso modificare. Ecco, i messaggi del testo li mettiamo veloci. Ok, così è più veloce da tradurre. Ma è strano che però la telecamera sia fissa così. Ok, qui ci sono altre medicine. Medicine D. Saranno le qualità ovviamente delle medicine, no? Quindi partendo dall'A che sarà la migliore fino a scendere. Ok. E quindi, oddio, siamo passati dallo stesso lato? Figo. Chi è questo? Fred. Rico, sei troppo lento. Tutti quanti saranno andati via prima che li possiamo raggiungere. Mi dispiace.
No, non posso andare così veloce. Noi cavalieri di Maximilian. Ma Maximilian è quello del secondo di Max? Siamo qui in una missione critica. Le sorti della guerra sono praticamente pronte per innescarsi in queste terre. È nostro compito. Il nostro compito è avvertirli il più velocemente possibile. Meglio ci sbrighiamo, meglio è. Sì, ho capito, signore. Lo spero proprio. Fai in modo che le tue gambe lo capiscono pure. Buongiorno. Parla, ragazzo. Cosa sai dei cavalieri cattivi che dicono che stanno per arrivare alle Grasslands? Niente, in realtà. Molto bene, ti ringrazio. Rico, andiamo. Sì, signore, arrivo, signore. Che diavolo? Oh, forse gli avrei dovuto dire che nel nord si vociferava qualcosa. Allora, qui c'è un'altra strada. Dove porta quest'altra strada? Ah, qui c'è un'altra erbetta. Beh, in realtà io non so veramente nulla. Anche perché lui parla di nemici che stanno arrivando alle Grasslands e non ci sono nemici, almeno al momento non so se ci sono nemici che stanno arrivando alle Grasslands. Ah, ecco, era l'altra strada che potevo scegliere. Ok, siamo ritornati indietro. E ora qui c'è un ingresso. C'è un ingresso particolare qua. Oddio, cos'è? Un cavaliere non morto. Ricetta numero 2. Ah, tra l'altro ho preso anche il libro antico numero 5 perché ho parlato con una tizia nella città delle papere e mi ha dato il libro antico. Mi ha detto, oh, tieni, ti interessano le storie? Toh, leggiti le storie. E io, ok. Tra l'altro, cambiando le formazioni, posso anche cavalcare il grifone. Ok, siamo arrivati a Vinai, alla capitale. Eccoci. È qui che giace, proprio come detto. E voi avevate dubbi sulle mie direzioni. Sembra che io abbia meritato le mie ali. Sergente, sei sicuro che non è stata fortuna? Certo che no. A dire la verità, questa è la mia prima volta qui. Adesso, Fubar, tu devi aspettare qua fuori la città. Nasconditi all'interno della foresta. È davvero necessario? Per caso che voi non l'abbiate notato, abbiamo ricevuto tantissime occhiate, diciamo, di dissenso strane quando Fubar è attorno. Adesso siamo in terra straniera, quindi sapete come funziona. Cosa? Sì, capisco. Io pensavo che stessero guardando te. Non essere assurdo. Dovrei aspettarci qua fuori, Fubar.
Puoi andare a caccia, ma non disturbare e non fare nulla che possa dare fastidio a Zexen. E cerca di non farti ovviamente catturare. No, poverino, cucciolo. Io mai pensavo stessero guardando te. Ci vediamo dopo, amico. Pal. See you later, pal. Cucciolo, ti hanno lasciato da solo. Che cattivoni. Fubar ha lasciato il gruppo. Va bene. E quindi, vabbè, teniamo la formazione così. Allora, qui c'è un'altra salvosfera e direi che a sto punto salviamo. Facciamo però un altro slot. E possiamo proseguire. Di qua non ci possiamo andare, vero? No, muro invisibile. Sì, la mappa diciamo è proprio quella che si vede a schermo, quindi non ci sono strade particolari nascoste o segrete. Ma va da solo? Ma che cazzo? Non mi ha dato il tempo neanche di leggere. C'era scritto Behold, cioè tipo fate attenzione, tipo. Questa è la capitale di Zexen, una roba simile, poi non ho letto niente. È più grande di quello che potessi immaginare. Questo posto mi fa sentire come non bene, questo è sicuro. Capisco la sensazione. I Graslandesi sono più a loro agio senza le mura attorno. Posti aperti, quindi diciamo distese aperte, e prati e grandi prati sono fatti per noi. Spero di poter tornare indietro il più presto possibile. Ok, ci siamo. È un po' fastidioso il fatto che la telecamera sia praticamente fissa in realtà. E cambi soltanto in base a dove ci dirigiamo. È una roba che non mi fa impazzire tantissimo. Da un lato è un bene perché ti consente comunque di guardare meglio ciò che ti circonda, ma dall'altro lato è un po' fastidioso. Ecco, qui era aperto, quindi qua dove siamo? Speriamo che non ci sia bisogno di attendere per vedere un Lightfellow. Ah, è questa la casa dell'Actfellow? Eccolo. Salve. Quindi, chi abbiamo qui? Vediamo. Sì, questo è per voi. Molto bene, signore. Questo effettivamente appartiene alla famiglia dell'Eggfellow. Come avete fatto ad ottenerlo? Jimba l'ho tenuto per tutti questi anni. Lui è il figlio di Luce del clan dei Caraia. Diciamo dal Ser Jimba, hai detto.
C'è qualcosa che non va? Oh no, certo che no. Non possiamo ringraziare abbastanza, non possiamo ringraziarvi abbastanza per aver portato questo indietro. Farò in modo di consegnarlo personalmente a Lady Chris, appena avrà modo di riceverlo. Dice per favore, fatelo. Arrivederci allora. Dice, Sir, prima che voi ve ne andiate, non volete una ricompensa per il vostro servizio? Una ricompensa? Ecco, ho soldi, qualcosa da mangiare? No, non c'è bisogno. Facciamo gli umili. Ah, non c'è bisogno. Era un favore che dovevo fare a Jimba. Oh, a proposito, stavo dimenticando. Sì? Jimba voleva sapere anche se i soldati di Zexen. Ah, voleva anche che sapeste che questo soldato di Zexen è morto in modo eroico. Capisco. Questo è qualcosa che comunicherò sicuramente a Lady Chris. Dice: ti ringrazio. Addio allora. Sì. Ti ringrazio tanto e porta i ringraziamenti anche a Sir Jimba. Ok. Bene. Ha detto che si prenderà carico dei miei compiti. Perfetto. Ah, vedi, e già questo l'abbiamo fatto. Sono curioso in realtà di andare anche dall'altro lato, però. Qui c'è parecchio da esplorare. E se vado di qua? Oh Gesù. Qui c'è un vicoletto. Con un cane. Mi sa che la scala è il punto importante dove salire, vero? Sì, mi sa che qua c'è qualcosina da raccogliere, qualcosina da prendere. Ah, posso entrare dalla finestra? Oh, chi va là? Password? Rose bianche della guerra? No, pensa più intensamente. Niente. Cioè, poi Warfare sarebbe tipo periodo di guerra, una roba del genere. Madonna, è orribile sta roba della telecamera che si sposta così. Ok, quindi qui dobbiamo conoscere una password. Allora, questo cos'è? Il maestro di rune. Estimatore, commerciante. Effettivamente dovrei entrarci a vedere se magari c'è qualche personaggio particolare come commerciante o. E addirittura non c'è nessuno, c'è solo sta papera. Però dovrei vedere per vedere magari se c'è il maestro di rune, la maestra di rune, l'estimatore, magari in qualche città come personaggio, diciamo, reclutabile. Anche se ovviamente ancora non posso reclutare nessuno, essendo comunque all'inizio del gioco. È ovvio. No, tu non sei. Beh, oddio, paradossalmente. Chissà se c'è Jhan come maestra di rune, cioè. Dovrebbe esserci. Oddio, questo cos'è? Negozio oggetti. E tu sei? Ah, lottery ticket. E se lo voglio comprare? Sequenziale o random? Sequenziale? 5 ticket. Allora, ogni lotteria ha dei periodi di vendita. Fino a 10 ticket possono essere comprati da qualsiasi lotteria.
quindi bisogna controllare i risultati della lotteria nel, diciamo, nei board della lotteria per identificare il biglietto vincente. Questo check può essere fatto con se si possiedono almeno tre, diciamo, tre biglietti della lotteria. Ah, quindi posso già controllare. Ne ho presi 5. Quindi io per ora niente. Fabbro. Eccolo. Benvenuto. Allora, portiamo su la tua arma. Ecco qua. Pronto. Madonna, ci vuole un botto di soldi per portare sulle armi comunque. Cioè, sarà molto dispendioso qui fare soldi. Negozio di armatura. Attenzione. Agustin. Meraviglioso. Ah, che mondo meraviglioso. Tu sarai da reclutare pure. Solo che per ora. Per ora suca. Comunque già ho incontrato diversi personaggi da... Oddio, anche tu sei da reclutare? Eh sì, Dominic. L'armaiolo addirittura. Rarità. Madonna mia quanto costa. Ve l'ho detto, vedete, i personaggi si trovano anche nei negozi. Questa cosa è il porticciolo. Questo è il mercato, tipo. Ma cosa c'è? Ah, la taverna. E la locanda. Qui si troveranno un sacco di personaggi. No, voi siete tutti uomini. Quello forse è un personaggio? No. Io pensavo... No, assolutamente no. Certo, i movimenti sono un po' inceppati, eh. Non mi piace tanto come movimento, come controllo. Oddio. Il vecchietto. Vabbè, qui non c'è nient'altro. Vabbè, possiamo andare. Volevo giusto fare un giro, volevo controllare. Comunque sì, i personaggi reclutabili sono abbastanza identificabili, effettivamente, come in un qualsiasi Shuikoden. Sono abbastanza... Oddio, eccoli là, altri due. Altri tre, anzi. La banda. Le donazioni dopo la performance, per favore. Sto performando al momento. Ecco, questi sarebbero Millie, Bolgan e Daily. Anzi, Rina, Bolgan e Daily del 2. Allora, qui se non sbaglio si torna indietro per la strada dove eravamo prima, giusto? Esatto. E vediamo se c'è qualcosa qui, ma anche se non credo. Cioè, bisogna esplorare in maniera, diciamo, competente. No, ok, possiamo scendere, possiamo tornare indietro. Anche perché tra poco dovrò staccare l'episodio, in realtà. Questi episodi iniziali di Shuikoden, così come l'1, il 2, in generale, sono sempre molto prolissi. Ovviamente. Ecco, qui c'è la piazza centrale. Sì, qui è dove eravamo prima. Ecco, dobbiamo andare qua.
mi sto esibendo comunque più che performando. Questo posto è esattamente come nella descrizione che ci è stata data. È esattamente come la descrizione che ci è stata data. Bene, andiamo a parlare, andiamo a chiedere a qualcuno. Che ne pensate di quel testa di ferro che c'è alla porta? Bello indicare, tra l'altro, così è bello di faccia a faccia. Mi scusi, sir, sono qui per incontrare il capo del concilio di Zexen. Non mi capisci? Tutti quanti qui parlano la nostra lingua. Rispondimi. Chi ha bisogno di questo tipo? Andiamo dentro e cerchiamolo noi stessi. Ah. Ehi. Oddio, è tipo Humphrey. Non parla. Magari c'è un modo più diplomatico per ottenere il risultato che cerchiamo. Questo giovane uomo viene qui come messaggero ufficiale mandato dalle Grassland da Lucia, il capo del clan De Caraia, per inviare un messaggio al concilio di Zexen. E siamo qui appunto per richiedere l'accesso. Che prove avete che voi siete il messaggero ufficiale? Beh, la lettera, no? Tu ci chiedi delle prove. Questo è Yugo, il figlio del capo clan De Caraia. Eccola la prova. E io sono il figlio di Luce. Le mie gambe sono veloci come quelle di Yugo. Molto bene, allora. Potete entrare. Ah. Pensavo che anzi lui non ci credesse a sta cosa. Sergente, ce l'hai fatta. Hai visto che faccia ha fatto? Insegnaci come hai fatto. Non c'è molto di più rispetto al clan delle lucertole. Un po' di pazienza e di rispetto è la strada giusta. Qualsiasi cosa tu dica, come dici tu. E adesso andiamo a fare quello per cui siamo venuti. Ero convinto mi dicesse in realtà, che prove avete? Non ci credo che lui è il figlio di Lucia. E allora là gli avrei dovuto far vedere la lettera, immagino. Questo è ridicolo. Dopo aver fatto tutta questa strada, non ci potranno vedere per altri 2 o 3 giorni? Ma la mamma ha detto che avrebbero aspettato il messaggero, che si sarebbero aspettati il messaggero. Non tutto va secondo i piani quando si parla di politici. Che intendi? La discussione è che apparentemente non sei un oggetto abbastanza di valore per, diciamo, per pagare il loro tempo. Ci stanno mostrando quanto siamo senza prezzo. Anzi, ci stanno mostrando quanto noi siamo senza prezzo rispetto al loro tempo. Quindi dobbiamo aspettare una sorta di... Dobbiamo aspettare, diciamo, una sorta di protocollo. Più resto qui e meno mi piace. Rendono le mie ali, le mie piume, diciamo, puzzolenti o comunque sporche. Bene, se questo è quello che deve essere, perché non ci andiamo a fare un giro dove non siamo stati prima?
Dobbiamo trovare un posto dove restare. Fortunatamente ho i fondi per ciò. Spero che Fubar stia bene. Ok. Ah, ma tu sei un personaggio? Minchia. Eh? La locanda? La locanda è vicino al porto, proprio vicino al bazar. Madonna mia, non pensavo tu fossi un personaggio. Anche tu. Wow, guarda il costume. Ma siete impazziti che me li mettete così in mezzo alla mappa come se nulla fosse? Sì, loro effettivamente sono un po' diversi come outfit, ma non pensavo fossero dei personaggi. E quindi devo andare alla locanda. Io in realtà volevo cercare delle informazioni riguardo la password per quel tizio. Vedi tutti che mi parlano della locanda. Quindi devo andare alla locanda? Cioè sì, tecnicamente dovrei andare alla locanda. Qui è dove c'è la casa dei cosi, quindi. Aspetta, però di là c'è un'altra strada che non ho visto, quella centrale. C'è la strada questa qui al centro che non ho visto, mi sa. Almeno credo. Ah, ecco, no, questa è la strada. Hai visto la parata? Chissà se qua mi danno informazioni sulla password. La locanda, sì, ok, la locanda lo so dov'è. Ci siamo stati poco fa alla locanda. Io penso che siano i ragazzini a dirmi la password, no? Invece a quanto pare no. Va bene, andiamo verso la locanda allora. Effettivamente qui c'è altra gente con cui parlare. You are so dark. Questi stanno ancora performando. Si stanno esibendo. Ecco, voi chi siete? Oh oh. Che cosa posso dire? Non ho visto nulla. Non posso vedere quello che non c'è qua. Impossibile. Mio padre non è un bugiardo. È vero, è vero. I miei cinque uomini. I miei cinque uomini, diciamo, di ricerca e io siamo andati verso le montagne a nord, ma non abbiamo visto nessun segno di tuo padre o di questa nave fantasma. L'hai vista con i tuoi stessi occhi? Ti sto dicendo che mio padre non è un bugiardo. Oh, lo so qual è il problema. È spaventato. Gli è andato via perché. Gli è andato via perché avremmo scoperto la verità. È nel suo sangue, tale padre, tale figlio, no? Sì.
Se non vuoi ascoltarmi, andrò io stesso a prendere una prova di quella nave. Te la farò vedere. Aspetta, torna indietro, Melville. Aia. È l'inizio di una quest? E quindi aspetta, è l'inizio di una qualche quest per reclutare qualche personaggio? Perché è strano, dice andrò a prendere io stesso una prova di tutto ciò. Però ho paura che se vado a dormire o vado nella taverna mi perdo questa interazione, perché lui lo stava praticamente inseguendo. Vediamo, faccio un giretto. Ok, ho fatto un giro per tutta la città e non ho trovato nulla, quindi andiamo alla locanda. Scusa, non devo andare qua alla locanda? Dice, dobbiamo trovare un posto dove restare. Ah, oddio. Buono. Accetto robe, prendo cose strane. No, vedi, allora quello è il trigger per farmi continuare. Perché vedi, non devo andare alla locanda. Quindi mi sa che qua non possiamo entrare? Ecco, infatti dice non sprechiamo tempo, dobbiamo trovare un posto dove restare. E allora è collegato, mi sa, con quel ragazzino. Sì. Ah, forse possiamo andare... Ah, possiamo andare alla casa dove abbiamo consegnato il medaglione. Certo, devo andare lì sicuramente, è lui che mi darà ospitalità, visto che mi aveva chiesto effettivamente come poter ripagare la mia gentilezza. Noi abbiamo detto di lasciar per... Oh, eccoti. Sei in ritardo, Elliot, e infatti loro erano spariti. Scusa, Alanis, mia madre ha detto... che non posso pagare. Ah no, che non posso giocare fino a quando non avessi finito la mia zuppa di fagioli. Ma faceva puzza e non sono riuscito a finirla. Sai quanto è sensibile il mio naso? Ehi, Alanis, sei arrabbiata perché... Sei arrabbiata per la zuppa? No, non c'entra quello. Cosa abbiamo deciso ieri? O te lo sei già dimenticato? Eh? Oh sì, Alanis, sirena d'argento e sottocapitano dei Loa Saint Knight, mi scuso per essere arrivato in ritardo, ma è stata colpa della zuppa di fagioli. Elliot, lascia perdere, andiamo al castello. Ecco, ti ricordi la password, vero Elliot? Nessun problema, i tre cavalieri di Zexen, eh? Vedi? Me lo ricordo. Non è quello che... Ah, non è quello che dobbiamo dire se siamo soltanto in due. Va bene, andiamo. Noi invece siamo tre, quindi posso dire i tre cavalieri di... Ok, vedi? E ora loro stanno andando lì. Stiamo iniziando a intraprendere queste piccole sottoquest. Perché loro giustamente erano due, no? Quindi giustamente erano i due cavalieri di Zexen. Noi invece siamo tre, quindi posso dire i tre cavalieri di Zexen.
qua. Oh, it's Mevil. Elliot, aspetta, la password. Ah, giusto. Melville, ti ricordi la password? Elliot, non siamo sicuri di sapere se è Mevil. Ecco qua. Esatto. Apriamo, stiamo aprendo le cose. Cosa? Ma tu non sei Melville? Chi sei tu? Come hai fatto ad entrare nel castello? Tu vuoi prendere il nostro castello? Prima devi sconfiggermi. The Silver Maiden and the Swordman of Wind, Elliot. E lo spadaccino del vento. Eh? Vuoi che io combatta? Scommetto che adesso stai avendo dei ripensamenti. Ecco, e qui invece c'è ora l'altro. Alanis, Elliot, aprite il cancello. Ehi. Ah, è l'altro ragazzino. Eccolo. Chi è questo tizio? Una nuova recluta? Ecco, ora tutto avrà senso. Wow, quindi vieni dalle Grassland, fantastico. Il nome del clan è Karaya Clan. Sono qui per rappresentare il mio clan. È un'arma vera quello che c'è alla tua vita? Non è una spada, ma sì, è vera. Oh. Mio padre utilizzava una spada, sai? Parlami di tuo padre. In città hai detto... Cioè, in città stavi discutendo riguardo a lui, giusto? Mio padre è il più grande spadaccino di Donau Rod, eh? È il più grande cacciatore di tesori di Zexen, giusto? Certo che lo è. Ed è anche il mio eroe. Esatto. Alanis, Elliot. Tanti mesi fa, mio padre è andato nelle montagne a nord ed è tornato indietro dicendo di aver trovato una nave. Dopodiché è andato via per ritornare a quella nave. Scommetto che il padre di Melville ha trovato una nave piena di tesori. Esatto, ma non è più tornato indietro. Guillaume diciamo, ha disperso una squadra di ricerca, ma non sono riuscito a trovarlo. Non ti preoccupare, Melville. Possiamo prendercene cura noi stessi. Lui probabilmente, sta portando via il tesoro che ha preso da quella nave. Deve essere per forza così. Non credere a quello che ha detto Guillaume, è un bugiardo. Immagino che tu abbia ragione. Mio padre non mi avrebbe mai mentito. Non ne sarebbe capace, non ne sarebbe in grado. Ehi, ho un'idea. Perché i cavalieri di Santa Loa non vanno nelle montagne a nord? Potremmo trovarla anche noi, quella nave. Sei impazzita? Soltanto noi tre? Alanis. Mio padre ha sempre detto il coraggio non significa fare qualcosa di necessariamente pericoloso. Possiamo farcela. I cavalieri di Santa Loa non sono da soli. Adesso abbiamo degli altri soldati dalla nostra parte. Mi state riferendo a me? Certo. E chi altro c'è qui? Chi sono i cavalieri di Santa Loa? Oh. Dobbiamo introdurci allora. Io sono il capitano dei Cavalieri di Santa Loa e maestro spadaccino della rabbia, Melville. Che poi rabbia potrebbe essere anche quella del fuoco in realtà, perché c'era furia e rabbia in Shuikoden, che erano le rune di fuoco e rabbia. Tu già mi conosci, io sono la sirena d'argento, Alanis.
Ed io sono io sono lo spadaccino del vento, Elliot. Insieme siamo i tre cavalieri di Zexen, i cavalieri di Santa Loa. Silenzio. Non c'è niente di meglio da fare. Let's go. Veramente? Verrà con noi? Non vorrei che voi tre andaste lì da soli. Grande, dovremmo prepararci per andare in fretta. Ci vediamo al cancello di Seagull. Il prima possibile, eh? Yugo. E Yugo, vieni presto. Ok, non farci aspettare. Ok, ci siamo. I cavalieri di Santa Lua partono per un'avventura. Allora, qui non c'è nulla da raccogliere, giusto? Magari qualche cosa speciale, qualche forziere, no, vero? No. Va bene. E allora direi che possiamo uscire. Benissimo. Ragazzi, io direi che per il momento è tutto. Quindi ci becchiamo col prossimo appuntamento e escursione dei Cavalieri di Santa Loa. Bye bye!